Buongiorno, sono Marco Mazzarri, insegnante di Qigong a Scuola Tao, responsabile dei corsi di formazione e voglio proporre questa pratica, che è una pratica che unisce il lavoro sugli organi sensoriali, sugli organi di senso e gli organi interni, secondo i principi della fisiologia energetica. Quindi ci sono delle funzioni sensoriali, i cinque sensi che si collegano strettamente alle funzioni degli organi interni e attraverso questa pratica possiamo nutrire a livello sottile le intelligenze, diciamo, funzionali di queste energie interne e quindi mettiamo in sintonia e risonanza l'aspetto sensoriale, quello che ci collega principalmente all'esterno. Infatti questi organi sono chiamati anche come le finestre, gli organi sensoriali, le finestre degli organi interni, e appunto gli organi interni che rappresentano come i custodi, i forzieri della nostra energia. Benissimo. Allora, inizieremo dall'organo del gusto, che è legato al sistema digestivo. In medicina cinese parliamo del sistema terra, e quindi la loggia della terra, alla quale appartengono lo stomaco, la milza, i pancreas, che rappresentano tutto il processo praticamente di trasformazione dei cibi in energia e sangue. E per far questo approcciamo un sistema di automassaggio, dei movimenti di automassaggio della zona viscerale, e sarà un po' lo schema di tutta la pratica, degli automassaggi che noi facciamo per sensibilizzare il relativo organo sensoriale, e poi cercheremo di unire in un ascolto più interno, più meditativo, i due sistemi. Bene, quindi per la terra, la zona viscerale di pertinenza, abbiamo detto, siccome il sistema digestivo, la zona qua centrale, la zona digestiva, tutta la zona fra l'ombelico e la fine del torace. Possiamo massaggiare in un senso orario, una mano sopra l'altra. Stiamo massaggiando in senso orario, la mano destra è sotto, la mano sinistra sopra. Possiamo massaggiare in senso opposto. Il massaggio deve essere piacevole, non troppo leggero, non troppo intenso. Partiamo da un livello proprio di gradevolezza. Massaggiamo nei due sensi, la mano destra piuttosto in senso orario, la sinistra antiorario. Le due mani insieme. Si dice anche massaggio di armonizzazione della terra. Si possono fare dei cicli di 9 movimenti, per esempio. Collegando bene il respiro e alla sensazione, quindi stiamo unendo come tre caposaldi della pratica il movimento, il respiro e sensazione. Con un ciclo. Alla fine manteniamo qualche istante un leggero contatto, una piccola distanza, una maggior distanza. La distanza a cui noi manteniamo il contatto che noi teniamo con questa zona viscerale è soggettivo. Piano piano è una sorta di ricerca che facciamo ed è un dialogo che si sviluppa tra le mani, la zona viscerale, sempre mantenendo bene il respiro, la percezione del movimento interno e la sensazione che si sviluppa ci indica appunto la misura di questo dialogo. Può essere qualche istante o qualche minuto.
Adesso andiamo a massaggiare l'organo sensoriale relativo, che sarebbe quello del gusto. E quindi questa volta lo vediamo legato alla bocca, alle labbra, attraverso il gusto, il riconoscimento dei sapori. Possiamo introiettare il cibo innanzitutto, iniziare la digestione, la prima digestione avviene in bocca, sarebbe opportuno masticare lungo i cibi, e pian piano avere come raffinando sempre meglio questa sorta di gusto, di senso e di gusto per ciò che introiettiamo, creare un dialogo e un nutrimento migliore per il nostro sistema digestivo. Partiamo quindi con un piccolo massaggio della bocca, come se volessimo pulire la bocca e anche togliere, allentare tensione. La bocca ha moltissime, normalmente ha molta tensione a livello dei muscoli masticatori, quindi cerchiamo di alleggerire questa tensione, come se volessimo eliminarla. Nella seconda parte faremo dei massaggi con la lingua all'interno della bocca, quindi massaggeremo lo spazio tra i denti e le labbra, quindi massaggiando bene tutte le gengive, l'interno della bocca e facendo delle rotazioni. Possiamo fare 9 volte in un senso e 9 volte in senso opposto. Normalmente si produce saliva, possiamo fare 3 bocconi con questa saliva e deglutirla rumorosamente pensando di arrivare fino allo stomaco. Abbiamo creato bene questa connessione. Ascoltiamo le sensazioni nella bocca, nel centro. Possiamo ripetere un'ultima volta il massaggio della zona centrale. Puoi mantenere il contatto o una leggera distanza. Qualche istante o qualche minuto. Bene. Adesso passiamo al secondo collegamento, passiamo al massaggio e agli esercizi per i polmoni che sono collegati al senso dell'odorato. I polmoni e l'intestino grasso, in medicina cinese, sono collegati, rappresentano
da un lato proprio questo rapporto che abbiamo fra interno e esterno, dall'altro il rapporto che c'è fra la purezza, il polmone ama la purezza, l'integrità e l'impurità. D'altro canto però rappresenta molto bene anche tutto il rapporto che c'è con l'istinto, con la sopravvivenza, con l'integrità corporea. In cinese ci sono queste anime che vengono chiamate Po, che sono molto legate alla vita, all'attaccamento al corpo, all'attaccamento alla materia, all'attaccamento al senso di sopravvivenza. E quindi attraverso il fiuto, l'odorato, possiamo riconoscere meglio quando un ambiente è salubre, sia dal punto di vista proprio dell'aria, ma anche dal punto di vista della preservazione della nostra integrità. E quindi attraverso l'odorato nutriamo meglio tutto un aspetto istintivo e anche intuitivo, che migliora sicuramente le funzioni innate del polmone e ci fa riconoscere meglio a cosa è più opportuno per noi, anche in termini proprio di difesa. Si dice che il polmone regge, è il maestro del ci, il maestro dell'energia, ma ha molto a che vedere anche con l'energia difensiva, quindi con l'energia che ci preserva dall'integrità rispetto ai patogeni esterni. Benissimo. Oltretutto l'odorato rafforza anche il senso del gusto e quindi ci possiamo un po' collegare al creare un ponte anche col senso precedente. Così come la produzione di energia a partire dai cibi da parte della terra, del sistema della milza, dello stomaco, poi si collega alla produzione di energia a partire dal cielo, che è appunto l'energia respiratoria. Insieme fanno questa energia poi circolante. Bene, allora, massaggio inizio dalla gamba toracica e cerca di collegare allo stesso tempo i polmoni e l'intestino crasso. Quindi scivoliamo dai lati del ventre al torace e poi andiamo qua davanti verso l'intestino crasso. Quindi abbiamo colon ascendente e discendente, polmone, colon trasverso, polmoni, colon. Inspiro dai polmoni, dal colon ai polmoni, espiro dai polmoni al colon. Inspiro dal colon ai polmoni, espiro dai polmoni al colon. A mantenere un istante e ripetere ancora una serie da 9 movimenti. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Vedete che c'è un movimento delle mani rispetto al corpo, ma c'è anche un movimento del corpo che si collega alle varie fasi respiratorie. Più o meno evidente. Con più o meno aperture e compressione. Più o meno ampio, più o meno intenso, lo dosiamo a seconda della nostra sensibilità. Mantenere un contatto, una leggera distanza, una più grande distanza ancora. Come se volessimo amplificare la nostra gabbia toracica e il suo contenuto, i polmoni che danno questa forma alla gabbia toracica. Le mani diventano quindi come dei recettori di ciò che succede all'interno attraverso il respiro in particolare,
degli amplificatori, ma possono essere allo stesso tempo come dei trasmettitori. Ricevono informazioni, ma possono anche trasmettere. Tenere a varie altezze rispetto ai polmoni. Aggiungiamo per i polmoni anche il massaggio dei canali energetici, i cosiddetti meridiani. Quindi abbiamo un canale polmone che dal petto va al pollice lungo l'interno del braccio, dell'avambraccio, canale dell'intestino crasso, girando il braccio, dall'indice scorre lungo il lato esterno e superiore, sull'avambraccio, sul braccio, passa dal deltoide, sale sul collo, dalla mascella, poi va alla dalla mandibola, qua, poi arriva la mascella, sul mascellare opposto, di fianco al naso. Viene dal polmone e intestino grasso. E possiamo arrivare a massaggiare anche i punti di fianco al naso, che vedremo di seguito, polmone, intestino grasso, polmone, espiro, intestino crasso, inspiro. Assaggiamo qua di fianco alle narici, ci sono due punti, che sono i punti d'arrivo di questo canale, ma sono allo stesso tempo due punti che aprono le narici. Respiro, inspiro. Espiro, pettorale, interno, pollice, inspiro, indice, esterno. Naso. Il naso è l'organo di riferimento dell'odorato, quindi è l'inizio del polmone. Però allo stesso tempo abbiamo visto come si collega attraverso i canali energetici dell'intestino crasso. Possiamo massaggiare un pochino i lati del naso. Degli scivolamenti con indice e medio. Andiamo di nuovo su questi punti. Con gli indici possiamo premere ai lati del naso, sull'osso mascellare, senza chiudere le narici, creiamo pressione e poi svuotiamo. Premiamo e esercitiamo dei movimenti come di scollamento, delle piccole rotazioni in senso di apertura, senza perdere l'intensità della pressione. Facciamo una pausa, allentiamo la pressione e ripetiamo. Pausa. Questo movimento aiuta moltissimo ad aprire il naso, punto chiamato di accoglienza dei profumi.
ascoltiamo, sentiamo come liberando le cavità nasali di soffio, il respiro entra meglio, vuole aggiungere meglio i polmoni. Un'ultima serie, di nuovo polmoni intestino grasso. Manteniamo. Cerchiamo di togliere come l'aspetto sottile legato all'aria, all'odorato, al fiuto. Sentiamo la qualità dell'aria, sentiamo e risentiamo. Sentiamo cosa c'è adesso e cosa annusando meglio arriva ancora. E quindi c'è una sorta anche di ascolto in questi sensi. È sempre un ascolto interno. Che cosa arriva in me? Attraverso l'odorato, il fiuto. Il polmone garantisce questa integrità e l'organo successivo, la loggia successiva è quella dell'acqua che è legata ai reni, alla vescica, ma allo stesso tempo alla struttura, quindi all'impalcatura, allo scheletro, alle ossa, quanto c'è di più solido in noi e al tempo stesso è quanto di più essenziale c'è in noi. Si dice che il rene custodisce le essenze della vita. E quindi tutti questi nutrimenti essenziali, preziosi, questi tesori che conserva come dei forzieri, questa capacità di tesaurizzare è proprio tipica del rene. E questa capacità di tesaurizzare è, come dire, la capacità che abbiamo nel momento in cui entriamo meglio in un ascolto profondo, in una sintonia con la parte più interna, più radicata in noi, che possiamo nutrire moltissimo appunto attraverso l'ascolto, attraverso il raggiungimento di una certa quiete, di una pace, di un silenzio, per cercare di sentire che cosa veramente è importante, che cosa arriva in me e che cosa anche scaturisce da dentro. L'ascolto interno implica anche una sorta di risposte che arrivano dall'interno. E quindi collegheremo il massaggio dei reni, iniziando dalla vescica, a quello legato alle orecchie che si collegano all'udito. Quindi vescica, reni, inspiro, respiro. Davanti potremmo anche pensare più che alla vescica, a tutto il sistema genitale, riproduttivo, che è sempre legato ai reni. Inspiro reni, inspiro vescica. Manteniamo i panni sui reni, sentiamo bene il respiro dietro, come se inspirando, mentre il ventre si dilata tranquillamente, ci fosse una leggera dilatazione anche a livello dei lombi, i palmi sono sui lombi.
E poi col dorso delle mani, con i pugni, faremo dei massaggi sia in un senso che in senso opposto. Faremo una serie in un senso, una serie in senso opposto. Avete notato che ho massaggiato dapprima salendo sui paravertebrali e poi scendendo più lateralmente, inspirando in salita, mantenendo bene i pugni. Pugni possiamo mantenere alla fine proprio nella zona centrale del lombare. Dopodiché invece siamo scesi dai pugni aprendo un po' il dorso delle mani, espirando ai lati della colonna e risalendo in inspiro ai lati, più circolare, più esternamente. Inspirando, attaccate alla colonna, risalendo in inspiro. Espiro, scendo, inspiro, salgo. E si può finire in questo caso, anziché con i pugni, con il dorso delle mani poggiato sempre sulla zona lombare. Restiamo in questo appoggio, ascoltiamo bene l'appoggio delle mani sui lombi, dei lombi sulle mani. C'è un appoggio dove siamo seduti, c'è un appoggio dietro anche la nuca, come se fosse un poggiatesta, come se anche il cranio avesse una parte posteriore. Restiamo un attimo in ascolto di questa zona posteriore, il nostro nord, la nostra zona oscura. E lasciando l'appoggio sui lombi andiamo a trattare questa zona legata alle orecchie. Quindi l'occipite ben posato, massaggiamo le orecchie, separiamo indice e medio da una parte, anulare minore dall'altra, le orecchie in mezzo. Si possono fare uno più serie da 9. Assaggiamo bene quindi davanti e dietro le orecchie, scivolando una certa intensità. E poi andiamo a tappare le orecchie, le mani vengono tenute a coppa. Tappiamo bene un orecchio e con le dita unite dell'altra mano percuotiamo al centro del dorso della mano. Percuotere velocemente o anche lentamente lasciando rimbombare fra una percussione e l'altra.
Quindi prendendosi qualche istante per ascoltare l'effetto di questa vibrazione. Oppure più velocemente. Ascoltando l'effetto alla fine. Entrambi i palmi, sempre chiusi a coppa, pressiamo e poi lasciamo improvvisamente. Quindi chiudiamo bene le orecchie, creiamo pressione e poi lasciamo come per stappare. Abbiamo sollecitato questo senso, prendiamoci qualche istante per mantenere questa zona ben aperta, ampia, appoggiata e recettiva. Massaggiamo ancora una volta i reni. Prima in questo modo, verso l'alto. E viceversa. Ci prendiamo qualche istante o qualche minuto per ascoltare lontani e profondi. I suoni possono venire sempre da più lontano ed approdare sempre più in profondità. C'è una trasmissione del suono attraverso i liquidi, siamo nell'elemento acqua, e della vibrazione attraverso le ossa. Se è scomodo con le mani dietro, si possono mantenere anche le mani sulle gambe, sulle cosce, sulle ginocchia, mantenendo ben salda la postura e aperta la zona fra le due orecchie. Una volta che l'ascolto interno è ben consolidato, possiamo passare alla vista. La vista è qualcosa che ci collega nuovamente all'interno, abbiamo delle impressioni rispetto a ciò che vediamo,
ma allo stesso tempo ha un senso che si proietta all'esterno, come se avessimo delle lampadine accese sull'esterno, se potessimo lanciare degli sguardi verso l'esterno. E quindi è molto importante che venga mantenuta questa zona tra le due orecchie, che è un po' il punto anche in cui arriva il segnale visivo, il nostro cervello, ben aperta. Quindi adesso faremo degli automassaggi per la zona viscerale del fegato, della vescica biliare che sono gli organi collegati, ma allo stesso tempo per gli occhi, sempre con una certa cura di mantenere radicato quanto fatto in precedenza. Per esempio, il fegato ama molto il movimento, quindi si potrebbe anche fare un automassaggio in piedi. La zona viscerale è quella della cintura. Qua del costato, degli ipocondri. Il fegato ama le torsioni, il movimento, quindi si può fare questo massaggio alternato. Eventualmente anche inserendo, come sfiatando un po', inserendo un espiro con la bocca. Questa sedia che sto usando io, per esempio, è piuttosto comoda da questo punto di vista perché permette delle torsioni e la postura legata al legno, anche questa postura inginocchiata, qui è semi inginocchiata, diciamo, però la classica postura inginocchiata a terra è la postura migliore per praticare, per esempio, questo tipo di massaggio, ma in piedi va anche va benissimo. Quindi lasciamo libero il diaframma, di scendere e salire in maniera elastica. La vista si dice informa il fegato della quantità di sangue da mandare ai muscoli, o di come mette in movimento tutto il sistema muscolare. Quindi fegato, vista e muscoli fanno parte di un complesso, di una funzione energetica collegata. Allora, rispetto agli occhi possiamo andare a vedere, a massaggiare dei punti, o dei punti che possiamo individuare con gli indici all'interno degli occhi, angoli interni degli occhi, pressione e poi scaviamo. Piuttosto verso l'alto, verso l'esterno. Secondo punto qua, l'angolo interno delle sopracciglia. Chi conosce i punti sono il primo e il secondo punto del canale di vescica. Quindi abbiamo fatto 9 volte, si potrebbe ripetere più a lungo, sono punti molto importanti per la stanchezza visiva. Il terzo punto è l'angolo esterno dell'occhio, proprio sul bordo orbitale, sull'osso, il punto di partenza del canale della vescica biliare. Il quarto punto che massaggiamo invece è sull'arcata sottoorbitale, punto di partenza del canale dello stomaco. Si potrebbe anche scendere un po' più sotto, sullo zigomo, al centro dello zigomo, dove c'è un punto più efficace ancora. Punto 2 dello stomaco. Un massaggio con la seconda falange dell'indice, uniamo
i vari punti. Sia dell'arcata sopraorbitale, sia dell'arcata sottoorbitale. Dall'interno all'esterno, ripartiamo dall'interno. Possiamo ripetere anche qui 9 volte, 9 volte è un numero minimo che ci siamo dati, ma si potrebbero fare più serie all'occorrenza per ogni movimento. Se un altro massaggio già molto utile per decongestionare gli occhi. Adesso, come dicevo prima, abbiamo una visione interna e quindi anche un bisogno come di oscurare la vista. Durante il giorno abbiamo bisogno ogni tanto di chiudere gli occhi, troppo aperti, dalla mattina alla sera, consumano un sacco di energia. Quindi chiudere gli occhi ricarica molto, fa riposare, crea una ricarica profonda interna che poi ha beneficio del fegato. Quindi c'è questo palming, le mani, le dita sovrapposte, i palmi semi, ogni palmo su un occhio, il centro del palmo su un occhio e sull'altro, le dita sono semi sovrapposte. 9 respiri. Poi apriamo, allontaniamo le mani, la luce inizia a apparire anche se le mani e se gli occhi sono chiusi, poi pian piano apriamo gli occhi e inizia una sorta di visione focalizzata. Vediamo le mani si avvicinano, si allontanano, possiamo focalizzare le mani anche un solo dito. Questo si può fare più o meno a lungo, focalizzando le mani e poi pian piano si passa da uno sguardo focalizzato, vicino, più lontano, verso uno sguardo non focalizzato, uno sguardo completo. Di nuovo il focus, sguardo completo. Tutto il panorama, non ci fissiamo su nulla, il focus. Insieme. Si può passare dal focus all'oscuramento. Dall'oscuramento al focus, dal focus alla globalità. Visione d'insieme. Sguardo non focalizzato. Possiamo mantenere più o meno a lungo, lasciando ben aperta la zona dietro. Se avete un cielo azzurro da guardare, meglio ancora. Senza fissarsi su nulla. E
poi si potrebbe anche invece iniziare a fissarsi su qualcosa, qualche oggetto presente nella stanza o anche lontano, e percepire a livello sottile che tipo di influenza c'è, che tipo di movimento si accende nel corpo. I movimenti sono minimi, però se siamo rilassati siamo in grado di percepire. Oggetti diversi daranno un senso diverso di percezione e quindi un'attivazione diversa dei nostri muscoli. Cambiare il respiro, può cambiare l'ascolto o semplicemente fissando un oggetto apparire, rendersi più evidente una sorta di desiderio o meno, di avvicinamento o meno, che è un po' quello che fa il fegato. Il fegato è questo movimento alternato, adesso torniamo. Il giochino potrebbe durare a lungo con vari oggetti. Il fegato nel suo movimento, che poi che si estrinseca attraverso i muscoli, va verso un andare verso e un ritornare. Tirare e spingere. A partire dall'automassaggio potrebbe essere questo. Tira e spingere. Adesso in questa sequenza non ci occupiamo tanto dei movimenti del Qigong perché restiamo legati agli automassaggi, però il senso è questo. E quindi una volta che abbiamo di nuovo massaggiato la zona viscerale, possiamo ascoltarci meglio rispetto a ciò che vediamo e giocare fra questi tre aspetti: l'oscuramento della luce, la visione d'insieme. E lo sguardo focalizzato. Ascoltando che movimenti si producono nel corpo, in particolare in questa zona. Infine abbiamo l'elemento fuoco. L'elemento fuoco al quale si collega il cuore, l'intestino tenue, ma anche tre riscaldatori. Tre riscaldatori medicini indicano, come dire, dei processi metabolici, se vogliamo, differenti. Nella visione taoista abbiamo questo concetto un po' più ampliato dei tre calderoni, quindi abbiamo una sorta di calderone più legato agli aspetti fisici, ventre, quindi un fuoco che scalda tutto ciò che riguarda digestione, assorbimento, escrezione, riproduzione, tutti gli aspetti legati al mantenimento della vita. Poi abbiamo un fuoco mediano, che è il fuoco più legato alle funzioni di propulsione della dinamica, di propulsione dell'impulso del sangue, ma allo stesso tempo anche della dinamica affettiva, relazionale. E poi abbiamo un fuoco in alto che è più legato come agli aspetti elettrici, agli aspetti luminosi e quindi a tutta l'attività cerebrale. Quindi più fisico, più intenso il massaggio, massaggio più leggero a livello medio, massaggio sottile in alto, come se fosse una fiamma che avvolge, dolce, che più che bruciare scalda e che più che bruciare illumina. Un fuoco più combustibile, un fuoco più fisico, un fuoco con un dolce calore che attiva ed espande, un fuoco che illumina e dà apre la coscienza. Il senso è quello del tatto. Che tipo di contatto ho con me stesso,
tutto l'apparato tattile, col mio interno, quindi con l'autopercezione, ma anche con l'esterno, che tipo di percezione ho dell'esterno. E quindi abbiamo visto come tre tipi di tatto, un tatto più grossolano, che si può applicare poi a tutto il corpo, eh? Potrebbe procedere il massaggio più grossolano, un tatto più leggero. È un tatto più sottile. Un contatto a distanza. Percepisco che c'è qualcosa oltre l'aspetto fisico. Abbiamo l'aspetto fisico legato alla struttura, alla materia, un aspetto più energetico legato ai flussi, un aspetto più sottile, cinese chiamato Shen. Ciò che è impalpabile, ma c'è. E può essere fatto insieme. Come se volessimo promuovere questa dinamica del fuoco mettendo in sintonia questi tre fuochi. Vari tipi di contatto. C'è qualcosa che divampa verso l'alto, però il grossolano resta in basso, quindi non portiamo calore grossolano in alto, ma l'aspetto fine, sottile del fuoco. Fuoco aiuta l'evaporazione delle essenze e la loro trasformazione in chi e a sua volta la trasformazione del chi in shen, in qualcosa di brillante, di luminoso, che ci collega al cielo. Il cranio è il mio cielo, ma c'è il cielo del cielo. E quindi il cuore è l'imperatore dei sensi che fa sì che ci possiamo collegare meglio al senso del tutto, ma allo stesso tempo esercita, come dire, una sorta di governance degli altri sensi. Quindi, venendo al cranio, possiamo vedere bocca, naso, occhi, orecchie, e mettere in un unico massaggio. Faremo tre volte grossolano, tre volte leggero, tre volte sottile. Una carezza, un sorta di senso d'apertura, l'udito ancora ci apre alla nostra profondità. La bocca è centrale, l'olfatto in inspiro aumenta l'energia, qui come allargare la visione e aprirci alla profondità, l'ascolto interno. Possiamo unire con tre grandi gesti Yang. E ritornare con due gesti in, di raccolta.
Al centro. Può essere il centro inferiore, il ventre, ritorno alle profondità. O può essere il centro della digestione, in questo caso si potrebbe ripetere semplicemente 3 volte. Gusto e terra, stomaco inizia, equilibrio delle carni, 3 volte. L'odorato, il fiuto, il cibo, il polmone, l'integrità attraverso la coltivazione dell'istinto. Vescicareni, reni. Ascolto interno, l'appoggio, il radicamento, la solidità e il silenzio. Fegato, cintura, diaframma. A vista, visione interna, visione focalizzata. Visione d'insieme. L'integrazione, il contatto, la percezione, l'apertura della coscienza. Grazie. Due consigli pratici. Cercate di andare il più possibile all'interno di voi stessi e quindi di ascoltarvi, di perdervi nelle sensazioni, perdervi per ritrovarvi e quindi di sentire veramente che tipo di intensità e di durata è quella più adatta per voi. All'inizio può essere comodo fare sequenze contate, quindi 9 volte ogni movimento di automassaggio, sia della zona viscerale sia dell'organo sensoriale. Poi però potete, diciamo, contare solo magari se non riuscite a stare bene concentrati. Invece potete lasciarvi fare, lasciarvi essere, sprofondare bene nelle sensazioni. Per trovare veramente che cosa c'è di più autentico in voi. Quindi si può, normalmente la sequenza consigliata è questa, però si può stare più a lungo su una sfera energetica piuttosto che sull'altra. Oppure per chi conosce gli esercizi dei 5 elementi, sia nel Daoin sia nel Singhi, può diciamo, far precedere questi automassaggi poi alle altre pratiche. Bene. Allora, io sono a disposizione attraverso i canali di Scuola Tao per eventuali chiarimenti, domande. Quindi nel caso scrivetemi, potete anche qui sul video di YouTube fare i vostri commenti. Eventualmente il mio sito è Oriente in Movimento, quindi potete visitare anche questo. E vi aspetto e vi aspettiamo per lezioni, formazioni, corsi e quant'altro. Abbiamo tantissime proposte e potete veramente, se siete già appassionati, volete scoprire Qigong, abbiamo tantissime offerte. E vi aspettiamo a Bologna. Grazie. Grazie.